Ben trovati a Toscana Parlamento il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. La Commissione Sanità con i suoi componenti ha fatto visita ad una vera e propria eccellenza del sistema sanitario regionale, la Fondazione Monasterio, doppia tappa tra Massa e Pisa. Una giornata dedicata alla Fondazione Monasterio. La Commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana, preseduta da Enrico Sostegni, è stata in visita istituzionale nella sede di Massa e in quella di Pisa. La Fondazione Monasterio è un ospedale di ricerca del Servizio Sanitario regionale, ente pubblico specialistico. In mattinata il primo incontro nella sede massese all'ospedale del cuore. All'interno della struttura, laboratori di ricerca clinica e bioingegneria fortemente integrati con le unità cliniche. Qui, da Massa, da Pisa, eh, si ha rapporti con tutti i maggiori centri di ricerca che si occupano del cuore nel mondo, tanti professionisti del mondo vengono qui a formarsi, è un, esperi un esperimento perché è una fondazione di diritto pubblico dove CNR e la Regione sono messi insieme per creare, grazie a un'idea avanzata del professor eh, Donato, eh, un luogo dove si fa alto livello di ricerca e si curano i cittadini e si ha rapporti anche con il territorio, quindi, un modello eh, per tutto il sistema sanitario eh, nazionale, sicuramente regionale, un'eccellenza del sistema toscano nel quale noi vogliamo si continui a investire e dove si vede e eh, si può toccare con mano come la tecnologia sia un elemento importante e come cambierà davvero il modo di curare i, i nostri cittadini nei prossimi anni. Nel pomeriggio i commissari si sono poi trasferiti nella sede pisana all'ospedale San Cataldo del CNR. Anche in questo caso la visita ha riguardato un centro di eccellenza di rilievo internazionale in cui lavorano quotidianamente staff di medici e ricercatori. La cardiologia, la pneumologia, la valutazione del rischio cardiovascolare si sono sempre integrate in questo posto con le più avanzate tecniche di imaging e di medicina di laboratorio. Io che sono un medico sono rimasto... Positivamente impressionato dalla competenza e dalla preparazione, non soltanto medica dei, degli specialisti, ma anche dei mezzi con i quali si approcciano al paziente. Per cui, per la Toscana, questo è sicuramente un grande, un grande istituto. Bisogna contestualizzarlo nell'ambito eh, del, della sanità toscana che purtroppo ha tante altre pecche. Due commissioni con i loro rispettivi presidenti, parliamo della Commissione Bilancio e della Commissione Cultura, hanno fatto visita invece al carcere di Volterra insieme al Garante regionale dei diritti dei detenuti. Volterra è ritenuto una vera e propria eccellenza per i penitenziari nazionali. Proseguono le visite della Commissione Bilancio dell'Assemblea Legislativa del Garante Regionale alle Carceri della Toscana Giuseppe Fanfani per indagare sull'emergenza del sistema penitenziario. Dopo gli istituti di Sollicciano e Massa è stato il turno del carcere di Volterra dove nell'occasione si è unita una delegazione della Commissione Istruzione e Cultura. Qui c'è una concezione del detenuto che vede innanzitutto l'individuo con i propri diritti, con la propria personalità e anche con quel bisogno di rieducazione che è insito anche nella detenzione. È un luogo, il carcere di Volterra, dove si sviluppano moltissime attività collaterali. Prima tra tutte quella splendida dell'esperienza teatrale, che è un modo non soltanto per rieducare i detenuti, ma è soprattutto un modo per favorire la cultura anche in questo istituto, in una città che è stata anche la capitale della cultura e che ancora oggi ci dimostra come si possa fare cultura anche in un istituto di pena. L'Istituto Penitenziario di Volterra è un carcere aperto alla città, dentro una città che è aperta al carcere. Tante le attività, da quella teatrale che va avanti ormai da 35 anni con la compagnia della Fortezza diretta dal regista Armando Punzo che nel prossimo giugno riceverà il Leone d'Oro alla carriera, a quella scolastica con corsi che vanno dall'alfabetizzazione primaria all'università, ma ci sono anche visite guidate alla Torre del Maschio e tante possibilità professionali e lavorative offerte soprattutto alle dell'istituto, grazie ad una grande collaborazione con le amministrazioni comunali. All'interno della struttura anche una biblioteca, una palestra e spazi polifunzionali dedicati alla socialità. Siamo di fronte a un'esperienza carceraria senz'altro singolare, di grande livello, c'è cioè le singole, un buon clima tra detenuti e personale di sorveglianza, con delle esperienze straordinarie che sono soltanto qua come l'esperienza della compagnia della fortezza e il lavoro del teatro in carcere. Devo dire che il carcere di Volterra potrebbe tranquillamente essere un modello di detenzione con finalità trattamentali e ed rieducative di, di altissimo livello. Vorremmo che fossero tutti così, non solo in Toscana ma anche in Italia. Purtroppo lo sappiamo che non è così, intanto siamo grati per questa bella esperienza che comunque ha bisogno di cura, di assistenza, di organizzazione, di logistica, come tutta la dimensione carceraria anche nella nostra regione che ha queste punte di eccellenza. Rappresentante della Toscana migliore, quella che si fa valere in giro per il mondo per i risultati sportivi, il pistoiese Alessandro Dressadore è stato ricevuto all'interno del Consiglio regionale. Talento, tenacia, forza e determinazione a voler fare sempre meglio. Questo è Alessandro Dressadore, giovane pistoiese, protagonista dei recenti mondiali di sci alpino per diversamente abili, che ha ricevuto una targa del Consiglio regionale come esempio per la Toscana tutta. Sono davvero orgoglioso oggi di premiare Alessandro Dressadore. Il premio ad Alessandro è un premio all'impegno, alla voglia di farcela, il riconoscimento per portare in alto, in Europa, nel mondo, il nome della Toscana. Le due medaglie di bronzo conseguite quest'anno nei mondiali di sci alpino danno. Il senso delle qualità di Alessandro. Allora, questo premio non è un punto di arrivo, vuole essere per lui un punto di partenza. Speriamo di rivederlo qui a festeggiare risultati ancora migliori. Alessandro è un esempio nella vita e nello sport, è la dimostrazione che con spirito di squadra, col senso di comunità, con una famiglia intelligente che ti segue si possono raggiungere risultati sperati e incredibili. Da questo punto di vista è un esempio per tutti i ragazzi della sua età che non a caso l'hanno seguito qui nelle stanze della regione per ricevere questo premio, questa targa, questo riconoscimento che insieme alla bandiera della regione toscana eh, lo accompagnerà nei prossimi mesi. Nelle prossime gare e gli abbiamo strappato anche la promessa che in caso di vittoria la sventolerà la bandiera della regione toscana come segno naturalmente la vicinanza di questa istituzione rispetto al suo percorso ma soprattutto a quello che rappresenta lo sport e che deve sempre più rappresentare lo sport nei confronti delle giovani, delle giovani generazioni. Grazie, mia, mi hanno spinto anche nell'autore e andare al meglio, meglio possibile. Penso la forza, che la forza di riuscire ad andare avanti e più allenamenti mondiali speriamo che la vincano ancora. E deve essere ancora più forte, deve essere intenso e cercare di fare il meglio possibile. Al fianco di Alessandro, come sempre, il babbo Andrea e la mamma Cristina, oltre all'allenatore Massimo Sichi, che ha ricordato come il giovane campione sia anche stimolo per tutti i giovani gli sportivi. Cosa devo dire di Alessandro? Vabbè che è una forza della natura innanzitutto, e... mi emoziono sempre a dirlo. E... Ha due genitori che gli danno la possibilità di fare tutto quello, che riesce, quello che gli piace fare, sugli sci è molto dotato, devo dire. Noi come io alleno dei normodotati e, e Alessandro, nella solita maniera, anzi lui tante volte mi è d'esempio per ragazzini molto bravi, per come la giornata affronta la, la lezione con noi e suggerimenti che gli diamo. Ormai siamo un po' abituati, ma è sempre più in alto sta andando, sicché continuiamo a lavorare, continuiamo a farlo divertire, eh, suo padre ha una grande disponibilità di poterlo seguire perché è fondamentale. Grazie più ai genitori che alle federazioni che durano un po' fatica in questo momento, ma assolutamente andiamo avanti nel percorso che deve fare e vediamo se altri titoli ci conquisterà. Siamo rimasti molto contenti dei risultati. Lo sport è stato il trampolino di lancio per inserirlo nella società, questo lo ha aiutato moltissimo perché lo sport è necessariamente... A regole lo sport fa apprezzare i, i compagni, riesce poi a come si dice a rispettare gli avversari e soprattutto rispettare se stesso, quindi eh, tutte le regole che riguardano l'alimentazione, tutte le regole che riguardano la preparazione, tutte le regole del, del, che, che sono necessarie per poter fare ad alti livelli perché. A questo punto bisogna riconoscergli che sono ad alti livelli tutta la sua attività. Lavora e quindi ha anche questo aspetto che è importantissimo per lui, l'ha fatto molto crescere e quindi deve combinare l'attività lavorativa con quella dello sport che sostanzialmente lo impegna completamente. Luoghi forse meno noti, ma non per questo meno belli, al centro di un'iniziativa culturale, Segni Sacri, che coinvolgerà quattro territori comunali a cavallo tra le province di Firenze e Prato. Nel mese di maggio l'iniziativa è stata presentata nel Consiglio regionale. Unire le forze per far conoscere e valorizzare i propri territori questa è questa la spinta che anima l'iniziativa Segni Sacri che porta ad aprire chiese e conventi per far conoscere al grosso pubblico realtà di grande bellezza ma che spesso non trovano posto nei tour turistici più diffusi. Un'iniziativa bella, un'iniziativa importante fatta da diversi comuni che si tengono insieme a far conoscere le nostre chiese. Le chiese non sono solo luoghi di fede, sono luoghi di arte, sono luoghi di cultura e renderli fruibili a tante cittadine e a tanti cittadini è qualcosa di bello e di importante. Quindi questa conferenza stampa è un modo per far conoscere il più possibile un'iniziativa importante che va nella direzione che noi abbiamo tracciato da tempo, investire nell'arte, investire in cultura, vuol dire investire sempre di più in libertà e far conoscere la nostra storia e la nostra identità. Si tiene insieme l'idea di Toscana che noi abbiamo. L'iniziativa si svolgerà domenica 14 maggio dalle 14 alle 18. Oltre 20 istituti religiosi aprono le porte a turisti, cittadini e fedeli, un'opportunità per scoprire luoghi inediti e solitamente inaccessibili al pubblico e offrire uno sguardo differente e nuovo su quelli già conosciuti. Un progetto di promozione e valorizzazione dei luoghi del sacro, promosso congiuntamente dai comuni di Signa, La Strassigna, Carmignano. E dall'altro comune medicio della provincia di Prato, col patrocinio della regione toscana e della Curia di Firenze e Pistoia. Saranno otto strutture importanti, cariche di arte, cariche di bellezza, ma soprattutto rappresentano e vogliono rappresentare un po' l'anima di un territorio, un territorio ricco, un territorio forte, forte di storia, forte di lavoro, che in qualche modo penso possa essere degno della grande Firenze. Signa, La Strassigna, Carmignano, Poggiaccaiano rappresentano quasi un unicum territoriale dove in pochissimi chilometri c'è un concentrato, come ho già detto, di storia e di arte. Io penso che invece che chiudere le città, le città devono essere allargate e si debba tornare qui a Firenze, a quella che era la grande Firenze del 300, dove Firenze era a Greve a Borgo San Lorenzo, a Empoli, a Figline, in un vasto territorio carico di ville, carico di borghi, carico di castelli, carico di pieve e strutture religiose dove l'arte, la cultura, la storia erano ben presenti come nel centro città. Noi abbiamo tantissime pievi, tantissime chiese, quindi è stata un'operazione di selezione, il primo anno ne abbiamo individuate quattro eh, andando anche a mettere in questa offerta anche una chiesa nuova che è la Chiesa della Natività che nasce dopo eh, l'alluvione del 66 alla Strassina e l'espansione del comune, però è una chiesa significativa perché eh, accoglie eh, opere importanti che sono quelle del Maestro Manzi e poi altre tre chiese significative, la chiesa di San Martino a Gangalandi, che nasce sul colle di Gangalandi che insieme a Montorlando furono i colli che dettero vita alla Strassigna, una chiesa che ha oltre a museo di altre sacra delle opere importantissime con la partecipazione eh, di Leon Battista Alberti ma anche di Bicci di Lorenzo che lo ritroviamo poi nelle altre due pievi che mettiamo poi anche quelle eh, nell'offerta. Nell ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'appuntamento con l'informazione dal Consiglio regionale si aggiorna con voi alla prossima settimana.